Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in finale Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, finisce 0-0. 0-0 che è la partita perfetta, no? Il risultato perfetto, secondo alcuni esperti. Ed effettivamente oggi è stata perfetta, perché, no, perché la finale è stata ottenuta, finale ipotecata l'andata, ma confermata oggi con questo pareggio, che in realtà vale, conferma quanto fatto una settimana fa, ma soprattutto perché è perfetta, perché la Juventus ha fatto la partita che doveva fare. Avremmo potuto fare un pochino meglio, osare un po' di più, essere più precisi nel punto in cui devi impostare l'azione, nel punto in cui devi finalizzare l'azione. Tutti i dettagli che potevano esserci in più. Però alla fine, ragazzi, cos'è che conta? Conta che la squadra ha vinto, cioè ha vinto la qualificazione, si è qualificata in finale. E conta il fatto che la Juventus mantiene le aspettative di compattezza, di coesione, è quello di cui parlavo nei video in settimana dopo la partita contro la Roma. Contro Roma abbiamo sofferto più o meno come questa partita, più o meno come questa partita, poi con tutte le dovute peculiarità degli avversari stessi, però questa partita è stata molto simile, una Juventus più non attendista, ma più compatta, che difende bene e che riparte. Poi magari riparte non benissimo, perché oggi si poteva fare molto meglio sulle ripartenze, cioè non sbagliare i passaggi, non sbagliare certi tiri, Ronaldo ha sprecato delle occasioni importanti, però alla fine conta il risultato e conta la forma con cui lo prendi questo risultato. La forma sia quella tattica, cioè il tatticismo che ci è dato nel momento in cui devi difendere e saper cosa fare, i movimenti che devi fare. E poi, chiaramente, fisicamente parlando, è una partita importante. Tutti determinati, tutti affamati, con dei limiti che giustamente ci sono dopo 3 partite, 3 giorni in partita, è veramente una cosa molto difficile. Quindi anche gestire la squadra dal punto di vista fisico con i dovuti accorgimenti, con i dovuti tempi, con i dovuti ritmi, è stata secondo me l'arma vincente di questa Juventus che sta portando a casa punti dopo punti in campionato, vittoria dopo vittoria, come qualificazioni dopo qualificazioni in Coppa Italia. Quindi sono veramente molto molto contento di quanto visto oggi e di quanto fatto, ottenuto, che poi alla fine l'obiettivo era consolidare il risultato dell'andata e siamo riusciti alla grande. Quindi molto bene a questo punto di vista. Sono contento, adesso bisogna vedere come andrà l'altra semifinale per capire se sarà Napoli o Atalanta, ma questo è un discorso che poi faremo a ridosso della finale di Coppa Italia che sarà fra qualche mese in primavera. Detto questo, i singoli, cioè, vogliamo vedere un po' com'è la partita, come si è sviluppata. Buffon, praticamente, cioè, se guardiamo la partita in quanto a pericolosità, Buffon non ha fatto grandi parate, nel senso ha fatto l'ordinaria amministrazione, è stato un grande sostenitore e leader in campo. Questo vuol dire che sì, l'Inter è stata pericolosa, ma pericolosa per il possesso palla, per essere stata spesso nella nostra metà campo, ma mai per aver tirato bene in porta, tranne forse una delle occasioni più rilevanti, tanto da mettere in discussione la Juventus stessa. Cioè, un conto è essere pericolosi, cioè avere la palla tra i piedi più dell'altra squadra, e questo l'Inter l'ha fatto sicuramente, specie nel secondo tempo. Un conto è essere pericolosi avendo anche pericolosità, nel senso effettivo del termine. Cioè, se guardiamo anche le pratiche di Handanovic, di quelli in cui para la palla mettendoci un po' di del suo, credo che siano più quelli di Handanovic. Ronaldo poi chiaramente sbaglia l'immaginabile, cioè fa 2 o 3 azioni in cui Ronaldo poteva tranquillamente far gol, tranne quella giocata pazzesca in cui dribbla metà difesa, però gli altri li ha sparati addosso, quindi anche questo bisogna anche dirlo. Detto questo, ho appunto parlato di pericolosità. Mi aspettavo un Inter non attendista come l'andata, mi aspettavo un Inter appunto facesse questa partita qua, tanto che appunto Conte stesso sceglie il doppio regista, Brozovic, che è una conferma per l'Inter, perché è un giocatore che gioca sempre molto bene all'Inter, e Eriksen, che però non ha fatto nulla di che. Quindi per fortuna nostra anche questa cosa qua ci ha dato un po' di vantaggio. Quindi l'Inter che deve fare la partita, la Juventus che riesce a contenere. Partita di contenimento. Contenimento che si è sviluppato soprattutto sulle fasce. E vorrei partire dalle fasce, dopo Buffon che non è stato chiaramente preso in causa. Le fasce, dai terzini, Danilo, Alexandro, anche se poi su qualcosina, su questa cosa di terzini va detta. E le fasce intese come esterni di centrocampo con Cuadrado e Bernardeschi. Partita di contenimento, molto difficile contenere Hakimi a sinistra, cioè la nostra sinistra, tanto che è stata spesso fonte di distribuzione di palloni da parte dell'Inter, è stato veramente difficile per Bernardeschi prima e Alexandro in seconda battuta contenere anche chiaramente con l'ausilio di Rabiot. Devo dire che alla fine hanno superato la prova Alexandro, chiaramente un po' così, ha faticato parecchio. Bernardeschi a me non è dispiaciuto. Bernardeschi, sinceramente, va anche detto, era sul pezzo. Da Bernardeschi non si chiedeva un apporto offensivo, non è questo che si chiedeva, e si chiedeva di contenere insieme, dare una mano per il contenimento di Hakimi. Hakimi è stato pericoloso,
C'è il filo a torcere, però alla fine il risultato è questo. A destra è molto più facile con Darmian, ma questo era anche abbastanza plausibile. I rischi, un po' di rischi sono arrivati con Perisic nel secondo tempo, perché effettivamente Perisic è un giocatore più offensivo e quindi chiaramente ha dato un po' più di estro alla manovra. Centralmente, benissimo De Ligt e Demiral, ma se Demiral ha fatto stupendamente, De Ligt ha fatto un po' meno, si è un po' contenuto, era difilato e forse anche per quello si è contenuto. Ha dovuto tenere comunque Lukaku, ha superato la prova, quindi questo chiaramente non è il merito, però Demiral ha fatto una partita perfetta. Secondo me Demiral migliore in campo, o comunque tra i migliori in campo, perché Demiral non ha sbagliato nulla, proprio nulla, e non ha fatto neanche le cagate tipo del giallo che si è preso all'andata, se non sbaglio, in modo veramente futile e inutile. Questa volta molto bene. A centrocampo, Bentancur Rabiot. Supera la prova entrambi, promossi, però devo dire che Rabiot oggi mi è veramente piaciuto. Devo dire che oggi Rabiot mi è piaciuto, ecco, Rabiot meglio di Bentancur. Parlavo delle coppie, la coppia favorita tra i due difensori è De Ligt, tendenzialmente oggi ha fatto meglio un po' Demiral. La coppia centrocampisti tra i due, chiaramente metto sopra, chiaramente Bentancur ha fatto meglio Rabiot, quindi questo è un po'. L'attacco chiaramente è stato poco servito, cioè la Juventus ha fatto molto più contenimento in qualche modo rispetto al discorso offensivo, anche perché parlavo più di contropiedi, no? Parlavo di contropiedi anche perché mancava un po' un playmaker, no? Anche se poi l'ha fatto Bentancur e Rabiot alternandosi, poi ci arriva questo discorso qua. Però Kulusevski per alcuni minuti nel primo tempo, praticamente la palla non l'ha mai vista, è uscito un po' meglio nei contropiedi del secondo, visto che l'Inter si era posto più in avanti, noi partiamo più in contropiede e Kulusevski è stato importante. E Ronaldo, stesso discorso, più secondo tempo che il primo, per un discorso di palloni ricevuti. Poi ci sono stati i cambi, è entrato anche Chiellini alla fine, McKennie, che ha fatto una partita anche lui di corsa, più che tecnicamente valida, è entrato a Chiesa, eccetera, eccetera. Queste cose qua che succedono sempre. Parlavo della fase di impostazione, parlavo di questi due terzini su cui ho detto di fare attenzione. I terzini a un certo punto, nel primo tempo, specialmente nel primo tempo, perché il primo tempo è stata, differentemente dal secondo tempo, una partita in cui Juventus si è impostato un po' di più. Cioè, il primo tempo è molto equilibrato. Il secondo tempo bisogna dire che va un po' a favore dell'Inter. Nel primo tempo, queste due terzine hanno fatto le mezzali. Se guardate l'impostazione classica della Juventus, che chiaramente con Pirlo parte sempre bassa, che va bene partire basso, cioè partire palla al piede dal basso, quando l'Inter, l'avversaria, non è poi così alta. Nel secondo tempo questo partire basso ci ha spesso schiacciati perché poi l'Inter pressava sempre, ma questo è un discorso a parte. L'impostazione tipo era che Bentancur arretrava un po' come faceva Bonucci, cioè un po' il Bonucci della difesa 3, no? Fondamentalmente, e i due terzini ripiegavano all'interno, si accentravano, così che praticamente il centrocampo diventava Rabiot come perno di centrocampo con i due terzini ai suoi lati e chiaramente i due esterni, che erano Bernardeschi e Cuadrado, si arretravano come fosse un 3-5-2, ma senza chiaramente due in meno perché uno arretrava. Quindi questa cosa mi ha fatto, era veramente piaciuta, nel senso che è stata una trovata diversa dal solito, una cosa mai vista o che comunque io non ho mai notato, ma oggi si rivedeva molto molto, cioè Alexandro nel primo tempo gioca praticamente da mezzala. E anche lo fa lo stesso Danilo, ma specie Alexandro sulla sinistra ha giocato praticamente la mezzala, anche forse per un discorso di contenimento dello stesso catenale di sinistra nostra, che era Barella, appunto, e Hakimi. Quindi questa cosa qua mi è piaciuta, è un'alternativa interessante che vede un po' che modo Pirlo controbattere a quella che è stata l'offensiva, la controffensiva di Conte sul discorso metto Eriksen e non Vidal, che sono due giocatori diversi, quindi dai, ha dato una forma un po' diversa a centrocampo, pur mantenendo comunque Conte così la sua staticità modulare, cioè è 3-5-2, poi che ci metta uno o l'altro cambia un po' l'interpretazione, però poi il 3-5-2 rimane. Quindi questa qua è stata una controffensiva, la controffensiva di Conte che aveva utilizzato per controffendere a quella che era l'andata, no? Fondamentalmente, che gli è anche andato bene, nel senso che poi l'Inter è stata più pericolosa dell'andata, ma non in termini di risultato. Grazie a Juventus che ha contenuto, difeso molto molto bene. Grande determinazione, fame, ragazzi. Sono veramente contento per questo. Ben fa sperare, non tanto per la finale di Champions, buonanotte, magari di Coppa Italia, che comunque è un discorso a parte, una partita a sé, 90 minuti, può tutto succedere di tutto, ma per il campionato. Perché questa è la fame e determinazione che va oltre a quella che può essere la stanchezza fisica, che è normale che ci sia. Giochiamo in 3 giorni. Quindi molto soddisfatto, molto soddisfatto. Aspetto qui sotto i vostri commenti. Come sempre, forza Juve, che sia una buonanotte per tutti. Ci vediamo per tutti, ci vediamo nei prossimi giorni. Poi chiaramente ci vedremo sabato per Napoli-Juventus. Forza Juve, ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.